Le funzioni esecutive e amnestiche nei pazienti schizofrenici. Prego, professore Lombardella, di presentare il candidato. Già da diversi anni le tecniche e i dispositivi di realtà virtuale si sono molto diffusi, non solo in ambito ludico e ricreazionale, ma anche in numerosi campi medico-scientifici, tra cui anche in psichiatria, dove sono state particolarmente utilizzate in molte aree cliniche, disturbi d'ansia, disturbi attacchi d'ansia, disturbi ossessivi-compulsivi e in particolare gli disturbi schizofrenici cui si occupa questa tesi. Salvatore Zichichi ha avuto la possibilità di fare un'esperienza all'interno del nostro laboratorio in realtà virtuale, provando l'efficacia di queste tecniche, di questi dispositivi, in quella che è la procedura di riabilitazione dei pazienti schizofrenici relativamente alle funzioni esecutive, quindi funzioni cognitive superiori, e adesso ci illustrerà i dati di questo studio. Grazie per l'introduzione. Vi lascio questo oggetto sul tavolo che tra poco vi inviterò a usare, perché sapendo che ero l'ultimo cerco un secondo di riattivarvi. Allora, questo studio è un contributo di ricerca di un lavoro attualmente in corso con il professor Filippo Lapaglia e abbiamo cercato, grazie a un training cognitivo svolto all'interno della realtà virtuale, di andare a potenziare quello che erano i deficit cognitivi caratteristici della schizofrenia, quindi andare a potenziare quelle che erano le funzioni amnestiche, esecutive, la memoria episodica, verbale, il problem solving e tutti quegli aspetti che vanno in qualche modo a far parte della quella che potremmo successivamente la sindrome di esecutiva. Allo stato attuale, quando si parla di realtà virtuale, specialmente abbinata alla medicina, si